Lo so, lo stavi aspettando e adesso ci siamo. Lo devi schierare perché ti porterà dei bonus. Io ti consiglio, mettilo senza paura perché può incidere. Bentornati sul mio canale YouTube, ma che mio, sul nostro canale YouTube, ragazzi. Siamo arrivati all'appuntamento clou della settimana, l'analisi delle partite del prossimo turno in Serie A e ce ne sono interessanti dove attraverso un modulo al confronto tiriamo fuori i giocatori chiave che vi servono per il fantacalcio. E oltre, prima di tutto, non perdiamoci in chiacchiere, sigla. Due cose, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per seguire il tattico. Questo format vi piace o no? Ci mettete anche un like e si parte. La prima partita è domani, oggi sto registrando di giovedì, è domani, che è Bologna-Lazio. E non è facile per la Lazio. No, 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 ragazzi, non sarà una partita facile per la Lazio. Anche perché il Bologna sta bene, è in salute e contro le grandi dimostra grande solidità. Allora, sicuramente un po' in dubbio del Bologna, il problema vostro, chi metto, chi non metto del Bologna, ragazzi, ma anche della Lazio, secondo me avete dei dubbi, eh? Andiamo a vedere prima il Bologna. Allora, discorso Calafiori. Mettilo. Gioca contro l'attacco della Lazio, però Calafiori, io sono andato a vederlo anche dal vivo, giocatore forte, di prospettiva, attenzione perché potrebbe andare anche in una biga. A me mi piace molto, ho fatto anche le mie segnalazioni a diverse squadre. Attenzione a Calafiori. Ora un prezzo accessibile. E se nelle vostre leghe è libero Calafiori, andiamocelo a prendere, ragazzi, eh? Andiamocelo a prendere Calafiori. Titolare in questo Bologna può portare anche qualche bonus, sicuramente buoni voti. Allora, sicuramente del Bologna vi consiglio Ferguson, giocatore che può dare molta noia a questa Lazio, conoscendo anche come gioca Sarri, la fase difensiva di Sarri, quindi attenzione a Ferguson. Giocherà Saelemaekers a destra. Saelemaekers a destra. Non ha inciso fino adesso Saelemaekers. Quindi il vostro dubbio è Saelemaekers. Ebbene, da un 5-5,5 a Sassuolo ammonito, però attenzione. Attenzione a questa partita Saelemaekers. Da mettere Saelemaekers, Ferguson, Zirkzee, ovviamente chi là ragazzi lo mette sempre, giocatore buono di un'ottima qualità, Orso Orsolini dalla parte di Marusic. Anche questo giocatore sicuramente da ammettere, ho qui sotto le formazioni ufficiali, ragazzi, è da ammettere. Mentre nella Lazio chi metto, chi non metto, chi può incidere in questa partita? Allora, 4-2-3-1 per il Bologna, 4-3-3 per la Lazio, ma la Lazio lo sappiamo. La Lazio, ovviamente, il Bologna andrà su Ferguson, su Rovella, Guendouzi sarà una specie di accoppiata, in cui ovviamente ci saranno, attenzione, perché Luis Alberto giocherà dalla parte di Freuler, sicuramente Beduelli. Abisher, attenzione anche all'ammonizione di Abisher, ragazzi, se la vedrà contro Guendouzi che sta facendo bene. Guendouzi al fantacalcio ha sorpassato in questo momento Kamada, quindi sicuramente un giocatore che in questa partita potrebbe far bene. Partita che vedo gol in questa partita. Gli esterni della Lazio, Zaccagni, ovviamente chi metto, chi non metto, ragazzi, sono tutti giocatori da mettere, però un giocatore che può incidere in questa partita vi dico chi sono: Saelemaekers, ve lo ripeto, Orsolini, quindi gli esterni del Bologna, Ferguson mi piace molto, Calafiori mi piace molto. Se devo spendere una alla Lazio non metterei Marusic, non lo metterei, metterei sì Luis Alberto, perché può far bene in questa partita. Mi devo esprimere su due giocatori, vi direi Luis Alberto e Zaccagni. Il resto, ragazzi, cerchiamo di vederla. Comunque una partita da gol. Salernitana-Napoli, il derby campano. Sappiamo quanto è sentita questa partita dai tifosi della Salernitana, dai tifosi napoletani. Pippo Inzaghi che ha vinto in Coppa Italia, quindi sicuramente un Pippo Inzaghi rivitalizzato un po'. I risultati comunque portano sempre morale. Giocano contro un Napoli. La Salernitana può far gol al Napoli. Può far gol al Napoli. Sicuramente rientra Burabedia. Giocherà, immagino, con Candreva sostituito. Ragazzi, lo so che Candreva il fantacalcio vi ha un po' deluso. Anche perché questa sostituzione non mi ha convinto molto. Non vi ha convinto molto. Giovane Cabral giocherà probabilmente. Ha segnato anche in Coppa Italia. Burabedia. Napoli, ovviamente favorito al Napoli, però la Salernitana può fare gol al Napoli. Attenzione, un giocatore della Salernitana che vi consiglio di mettere,
Ragazzi, se dovete. No, evitiamo i difensori, soprattutto eravamo i Mazzocchi, che se lo vedrà contro Kvara, evitiamo i centrocampisti. Chi ha Burabeddià lo può mettere, ragazzi. Burabeddià, secondo me, Burabeddià e Candreva sono giocatori che possono impensierire anche con tiri dal fuori. Il Napoli, attenzione, giocherà con Ratman e Ostigar. Quegli ha, perché il resto non ha difensori. Quindi, Burabeddià può far bene in questa partita. Il Burabeddià, i Candreva, il giovane Cabral, qualcosa possano impensierire. Possano impensierire, attenzione anche all'ammonizione di Ostigard, giocatore che non ha lungo. Quindi se il Napoli sarà molto alto, attenzione alla ripartenza di Burabeddià, attenzione anche all'ammonizione di Ostigard, che non so se metterei in questa partita, ragazzi. Non lo so se lo metterei. Del Napoli ovviamente super consigliati Kvaratskhelia, Raspadori. Lo mettiamo anche in questa partita contro una difesa della Sanità che concede sempre. Giocherà a 4, ma concede sempre. Quindi vediamo visto Raspadori che viene incontro e libera gli inserimenti. Quindi altro giocatore da mettere per i suoi inserimenti assolutamente è Zielinski e dovrebbe rientrare Anguissa. Attenzione perché Napoli potrebbe giocare anche 4-2-3-1 con Zielinski proprio trequartista. Quindi Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori da mettere, da evitare Ostigard. Di Lorenzo ovviamente lo metto, non metto Bradaric, perché Bradaric potrebbe essere intanto ammonito, gioca dalla parte di Lorenzo che è la parte più forte dove attacca il Napoli. Quindi attenzione a mettere i giocatori che giocano a sinistra della Salernitana. Bradaric da evitare, Di Lorenzo da mettere. Una partita favorito al Napoli, ma che può segnare anche la Salernitana. Atalanta-Inter, Theo Koopmeiners. Dirai, Tattico, che vuol dire? Ho iniziato così. Atalanta-Inter, Theo Koopmeiners. Perché? Perché si ritorna lì. Solito discorso dei giocatori tre quarti, Inter, sofferenza, Theo Koopmeiners. A bonus. Fa gol? Molto probabilmente. Te dirai, Tattico, ma te esponi così? Cioè, inizi subito con Theo Koopmeiners? Theo Koopmeiners. Giocatore che l'Inter può soffrire tantissimo, tantissimo, e può essere ammonizione di Çalhanoğlu. Partita da uno contro uno, ragazzi. Andremo sui duelli. Uno contro uno, aspettiamoci tantissimi duelli. Quindi mi viene in mente duelli, centrocampo dell'Atalanta, che l'ho qua sotto, Ederson, De Ron, Barella, Mkhitaryan. Il duello è lì, ragazzi. Il duello è lì. Un altro duello è Ruggeri Dumfries. Metto Dumfries, non metto Ruggeri. Non metto Ruggeri, metto un Dumfries molto offensivo, secondo me, con Ruggeri molto basso. Non ci sarà Zappacosta, giocherà molto probabilmente Atebor, quindi sicuramente soffrirà lì l'Inter. Vediamo un po', non so se gioca dall'inizio Scalvini, perché è da valutare, me lo danno indisponibile, sto guardando gli ultimi aggiornamenti, quindi l'Atalanta intanto si va a perdere il difensore che vince più duelli in Serie A, e questo non è un dato scontato, attenzione a la vittoria dell'Inter a Bergamo. Ci può stare, perché l'Atalanta manca di due giocatori importanti, determinanti. Degli attaccanti mi chiedete, Lokman o Scamacca, Tattico? Scamacca a San Siro ce l'ha un po' il vizietto del gol, ricordiamocelo anche col Sassuolo, ce l'ha un po' il vizietto del gol Scamacca. Però Acerbi, problema Acerbi, uno dei migliori marcatori, se non il migliore italiano che abbiamo ora, Acerbi, è suo Scamacca. Lokman mi gioca dalla parte di Bastoni, che concede, attenzione alla munizione di Bastoni. Quindi vi direi Lokman e Koopmeiners per l'Atalanta. Mi evito Ruggeri, mi evito i difensori, metto Barella per l'Inter, Dumfries per l'Inter, determinante sicuramente Dumfries, la fascia destra dell'Inter, la fascia migliore per l'Inter dove attaccare è quella sinistra, dove attacca di più. Dov'è che soffre di più? Sulla destra. Però con l'inserimento di Pavard è tutto un po' riequiparato. Ricordiamoci sempre che l'Inter lo scorso anno ultima per duelli vinti. Attenzione anche a questo dato. Duelli vinti, l'Atalanta del duello ci fa il suo schema. Quindi un'Atalanta che può far gol, però gli manca Scalvini, Zappacosa, due pedine fondamentali. Quindi sicuramente l'Inter può vincere a Bergamo, fa una grande partita. Barella, Dumfries, non ve lo sto neanche a dire Lautaro Martinez, è inutile che vi consigli Lautaro Martinez. Vi dico giocatori che possono incidere, quindi due dell'Inter, quei due per l'Atalanta,
Lokman e Theo Kompainers, una partita Inter favorita, come vi ho detto, ma da gol. Siamo arrivati a Milan-Udinese. Il Milan non può sbagliare la partita contro l'Udinese, anche loro, ragazzi, vanno a San Siro per fare risultato. La partita Udinese bella e compatta, giocherà nelle ripartenze, ma fondamentalmente non ha un giocatore da ripartenze. Allora, 3-5-2, ovviamente i duelli sono sugli esterni. Theo Hernandez va un po' deluso. L'ammunizione non è più Theo Hernandez, me l'avete detto, ma il Theo Hernandez in questa partita tornerà a fare il Theo Hernandez. L'avete sentito dal tattico, tornerà a fare il Theo Hernandez perché sicuramente può incidere tantissimo su quella fascia lì contro un avversario non irresistibile. Giocherà Ferreira, the ex Watford, fatto una buona partita però col Monza, però può incidere. Bravo in fase offensiva, io lo conosco, l'ho visto, ma concede in fase difensiva. Theo Hernandez tornerà a incidere, fante allenatori, meno siete contenti che il tattico va detto che incide, inciderà Theo Hernandez. Ovviamente ci sono tanti duelli, l'Udinese non concederà spazio tra le linee, quindi sarà una partita abbastanza chiusa. Ovviamente Milan favorito, può incidere gli uno contro uno, le ripartenze sicuramente fondamentale, Pulisic a destra. Voi pensate che il Milan attacchi più a destra, a sinistra rispetto che a destra? No, è più incisiva a destra, subisce di più a destra però il Milan, però attacca di più, quindi Pulisic ve lo consiglio. Mentre un giocatore che può dar noia anche per comunque la sua posizione, il fatto che comunque il Milan concede qualcosa, è Samardžić. Forte nell'uno contro uno, ecco, se devo decidere un giocatore dell'Udinese che mi devo schierare, sono incerta se lo metto, se non lo metto, è Samardžić, che ve lo consiglio e lo metto anche a San Siro con il Milan, perché è l'unico che, vedendo un po' l'esposizione del Milan, sistemi di gioco, come è l'unico che può veramente impensierire il Milan, Lazar Samardžić, ma per posizione caratteristiche giocherà sicuramente dalla parte dove Theo spinge, dove ci sarà uno contro uno con Tomori. Sicuramente qualche azione, qualche bonus ve lo potrebbe anche portare, ovviamente, Samardžić. Del Milan non ve li sto neanche a dire, quelli che dovete mettere ve li ho messi, ve li ho detti, però vi ho dato un'indicazione importante su Theo Hernandez, quindi attenzione a Theo Hernandez. Gli altri giocatori del Milan non ve li devo dire io, vanno assolutamente messi al fantacalcio. Partita Milan favorito. Siamo arrivati alla prima partita della domenica, Verona-Monza. Il Verona ha fatto la sua partita allo stadio con la Juve, all'ultima è caduta con Cambiaso. Sicuramente un importante rientro nel Verona, Yen, giocatore importante, determinante per la difesa, quindi una partita non assolutamente facile da decifrare, perché comunque sono due squadre che hanno bisogno di risultati, due squadre importanti hanno bisogno di risultati, il Verona per la classifica e il Monza per confermarsi. Allora, chi può incidere in questa partita, chi metto, chi non metto? Lazović può incidere. Lo so, in molti me l'avete chiesto, Lazović, tattico che fa, Lazović lo metto, non lo metto, che fa, lo scambio, può incidere. Darko Lazović può incidere, perché è un giocatore che ha qualità, personalità, che conosco personalmente, Darko Lazović, può incidere in questa partita. Ballottaggio fin da ultimo tra Ngonge, Bonazzoli, giocherà Djuric, che può dire la sua contro Palomari. Quindi non farà tanti gol, è un giocatore che al fantacalcio non ve lo consiglio. Fa pochissimi gol, però fa segnare gli altri. Quindi sicuramente chi giocherà tra Ngonge e Bonazzoli, penso Bonazzoli, può incidere e può far bene. Quindi se devo dire due giocatori del Verona, vi direi sicuramente Lazović e io penso giochi Bonazzoli. Ngonge al fantacalcio, che faccio? Lo scambio o non lo scambio? Aspettate che faccia qualche bonussino per scambiargli. Ora vi vale poco, ragazzi. Bonazzoli invece è l'attaccante, se non è più pericoloso che all'Hellas Verona. Quindi sicuramente gioca poco, non gioca, però ha creato, vedi anche a Torino quello che ha tirato, col Napoli quello che ha fatto fare il miracolo a Meret. Il bonus è vicino di Bonazzoli, ho quest'idea che il bonus sia vicino di Bonazzoli, quindi Bonazzoli e l'Arco Lazović per il Verona, e Kjaer rientra sicuramente un giocatore importante. Capitolo Monza, 3-5-2, intanto analizziamo Verona, 3-4-2-1,
Colpani, il mio pupilla al fantacalcio, lo metto sempre, ormai non ve lo sto neanche a dire. Il Monza è la squadra che ha XG quindi meno. Cosa vuol dire? Che comunque è un po' in underperformance. Specie Colombo. V'ho già detto tutto. Non voglio dire altro. Su Colombo non voglio dire altro. In underperformance, tira tanto, doveva fare più gol, non voglio dire niente. Partita, questa molto difficile da decifrare, quindi ve la lascio a voi, sapete non posso fare tanti discorsi sul Verona, ve la lascio a voi, ma vi ho dato delle indicazioni ben chiare. Cagliari, Genova. Ragazzi, il Cagliari, la scorsa partita, cardiopalma veramente. E anche con l'Udinese in Coppa Italia ha fatto la stessa cosa, quindi potrebbe pagare dazio. Però ragazzi, analizziamola per bene. Allora, 4-3-1-2 per il Cagliari. Penso giochi Pavoletti in stato di grazia e Luvumbo zitto. Contro un Genova molto compatto, che ha in Gudmundsson il principe. Non ci sarà Retegui e secondo me neanche per la prossima. Infortunio, ragazzi. Questo Retegui al fantacalcio tenta un po' a decollare, eh. Se riusciamo e ha ancora valore, buttiamolo dentro in qualche scambio. Buttiamolo, giocherà Gudmundsson, che è il giocatore che io vi consiglio in questa partita sicuramente. E un giocatore che vi vorrei consigliare, anche perché abbiamo visto come può incidere un centrocampista contro il Cagliari, che ha un po' di disattenzione in quella fase. Il Frendrup, il Dragusin, Frendrup, ve li consiglio al fantacalcio anche a Cagliari. Non abbiamo paura a metterli, ragazzi. Mettiamoli sia Ferguson, sì, sia Frendrup, scusate, che Dragusin, più ovviamente Gudmundsson. Per il Cagliari facciamo un ragionamento. Per il Cagliari, allora, Vasquez andrà sull'Ovumbo Zito, perché secondo me può incidere anche una bella munizione di Vasquez sull'Ovumbo Zito, ora che mi viene, anche per duelli che sto immaginando. Quindi del Cagliari chi metto, chi non metto, non metterei tanti giocatori perché potrebbe pagare dazio, non ci facciamo, come avevo detto dell'Empoli la scorsa partita, attenzione a questa partita, attenzione, non ci facciamo prendere l'euforia del Cagliari, potrebbe pagare dazio, eh. Rientrato la Padula che può far bene anche in questa partita, secondo me avrà minutaggio, eh. Il Petagna della situazione, scambiare, ne ha troppi da attaccanti e non lo vede, deve essere successo qualcosa all'interno dello spogliatoio, non lo vede, qualcosa è successo, quindi sicuramente se capita l'occasione scambiatelo. Però, come vi ripeto, non andiamo a mettere tanti giocatori del Cagliari, cioè l'unico che vi consiglio, ragazzi, è veramente, se avete il pavo l'avete? L'avete sì o no il Pavoletti? Impossibile non metterlo, il Pavoletti, impossibile non metterlo, potrebbe portarvi anche qualche bonusino, quindi il Pavoletti lo metto, il resto non gli metto. Il resto non li metto, anche perché, ve lo ripeto per la terza volta, potrebbe pagare dazio il Cagliari e il Genoa andare a spugnare Cagliari. Ho quest'idea con Gudmundsson, Frendrup tra i giocatori super consigliati in questa partita, eh. Attenzione a quello che vi dite il Tatio, quindi fate una buona scelta nei giocatori del Cagliari, perché attenzione ai malus a questo fantacalcio, come tra l'altro vi avevo detto dell'Empoli, eh? Ricordatevelo. Roma-Lecce, ragazzi, magari tornerà veramente al gol Lukaku. Queste sono un po' le sue partite, le partite della Roma contro un Lecce un po' in calo, anche fisicamente un Lecce un po' in calo, ragazzi. Quindi ovviamente della Roma super consigliati. Un giocatore che può incidere molto in questa partita è Awar. Awar mi piace tanto, veramente tanto, in questa partita, e può incidere nella difesa del Lecce. Il resto gli dovete mettere, ovviamente. L'unico che non metterei è Mancini della Roma. Perché? Perché da quella parte molto probabilmente giocherà Banda, un giocatore che lui soffrirà tantissimo, Banda del Lecce, tantissimo, come indica Alquist. Llorente è uno dei più positivi, quindi sicuramente non ci aspettiamo che la Roma faccia la stessa partita che ha fatto con l'Inter, la compatta, no? Attaccherà, lascerà spazio, il Lecce ovviamente sfrutterà le ripartenze con Banda e Alquist.
due giocatori che possono impensierire molto Ndica e Mancini. Occhio a quei gialli lì, ragazzi, occhio a quei gialli lì. Quindi in ottica fantacalcio contano anche malus e duelli individuali, non ve li consiglio. Mentre della Roma vi dico Aouar, ovviamente Lukaku lo metto, del Lecce eviterei ovviamente i Baschirotto, i Pongracic, che secondo me possono non far bene, però può far gol la Roma anche su palla inattiva, quindi il Cristante della situazione può incidere e far gol. Il Cristante mi piace molto in questa partita, perché sulle palle inattive la Roma può far gol, il Lecce concede molti corner. Un altro giocatore, al di là di quei due che vi ho messo, del Lecce, ma se tornasse in auge il buon Rafia? Ma se tornasse in auge, che l'ho visto un po' ripresa, il buon Rafia a Roma? Questo è colpone del tattico, L'ho visto un po' ripresa. E da quella parte, secondo me, con Banda Rafia l'inserimento, mi vedo Mancini viene portato fuori da Banda, l'inserimento di Rafia, il tiro da fuori, può incidere. Problema è Ristovic, ragazzi, solito problema, non metterlo. Chi ha Ristovic se avete un attacco top lo lasciate fuori, ma se siete un po' indecisi, attacca 2, attacca 3, sono attaccanti, ragazzi, sono attaccanti. Rigorista del Lecce, non so se giocherà Strefezza, e sicuramente è difficile da lasciare fuori Ristovic, dipende anche dai vostri attaccanti. Questo, ragazzi, nei commenti, se avete qualsiasi dubbio, ditemi o Ristovic, ma ho anche questi, perché questi sono dei casi particolari al fantacalcio, di Ristovic. Un po' un calo, ma il giocatore non si discute, si discute le dinamiche, la condizione della squadra, non il giocatore. Se avete sempre dei dubbi, nei commenti. Vi ho dato i giocatori della Roma, vi ho dato quelli del Lecce che possono incidere. La domanda è, il Lecce può far gol alla Roma? Ma secondo me sì. Fiorentina-Juventus, mamma che partita, ragazzi. Mamma che partita, bellissima partita di domenica sera, bellissimo, tutti a casa sul divano, vai di Fiorentina, Juventus. Allora, vediamo un po', la Fiorentina c'ha un problema a destra, il problema a destra è che io ho derotto, giocherà Camuzzo molto probabilmente, un giovane, quindi sicuramente un po' concederà. Il cambiaso della situazione, ovviamente, me lo metto. Se giocherà Kostic, giocatori che possono incidere, attenzione a queste formazioni, molto probabilmente giocherà cambiaso, quindi il cambiaso non lo discuto, lo prendo, lo metto, incide. Ovviamente Chiesa, giocherà un po' da quella parte là, si farà marcare da questo ragazzino, quindi Chiesa sicuramente sì. Dusan Vlahovic a Firenze, fischiato. Ma sono anche le sue partite, ragazzi. A me preferisco un giocatore che si combatte, lotta, che un Lukaku, come abbiamo visto con l'Inter, anonimo. Gli è arrivato un pallone, ma lui non si è neanche dannato per andare a prendere questi palloni. Quindi sicuramente Dusan Vlahovic, cambiato in questa partita. Un altro giocatore che può incidere, può tornare a bonus, è Adrien Rabiot. Lì penso giocherà Arthur. Giocherà Mandragora o Duncan, ma Arthur mi gioca da quella posizione. E sappiamo che se Arthur lo vai a pressare forte, può andare in negativo. Che non metto Arthur con la Juve? Non mette, perché solamente sarà il giocatore che verrà più attaccato, specie da Rabiot. E se si inserisce Rabiot, attenzione, perché non è una grossa fase difensiva. Ricordiamoci il Rafia che mi va a prendere, a mordere Arthur a Firenze e mi fa gol, potrebbe rivelarsi la stessa situazione con Adrien Rabiot. Sicuramente da mettere al fantacalcio. Nella Fiorentina vediamo un po'. Ovviamente i Bonaventura possono incidere sulle sue partite. Il Giacomino Bonaventura, ragazzi, a me mi piace in queste partite, lo conosco bene, lo sapete, mi piace tantissimo. Come ovviamente il Beltran. Bene con la Lazio, ha fatto gol, ha preso un palo. Il Beltran della situazione, con la Juve che si esalta, me lo metto, perché quando vede il Franchi pieno, che è pieno, quando vede e capisce i tifosi sono andati al Viola Park, cosa vuol dire questa partita, un argentino che agarra, si esalta. Il Beltran lo metto, Beltran. Buonaventura per la Fiorentina, gli metto sempre. Evito Arthur, evito ragazzino,
evito difensori della Fiorentina e Milenkovic. Parisi dalla parte di là, non lo so, non li eviterei. Della Fiorentina ho detto, ragazzi, non mi pensate di mettere Arthur, eh? Ve l'ho già detto, quegli impossibili bonus ovviamente sono questi. Difensori della Fiorentina vi consiglio Martinez quarta perché ha vocazione offensiva, però sul resto, ragazzi, sto guardando anche le formazioni ufficiali, no ufficiali, le formazioni probabili, e vedendo anche i duelli individuali, Duncan per esempio giocherà dalla parte, molto probabilmente giocherà a destra McKennie, giocherà Miretti mezzala. Il Duncan, portasse qualche bonus questo Duncan, ecco un altro giocatore della Fiorentina, Duncan potrebbe essere un giocatore che porta qualche bonus, perché a me Miretti, scusate, ma non mi convince, che io non metterei in questa partita, ragazzi. Quindi Fiorentina-Juventus, una partita molto importante, perché la Fiorentina viene da risultati negativi, la Juve comunque viene da risultati positivi, una partita che potrebbe anche rilanciare la Fiorentina, quindi attenzione al gol in questa partita, una partita difficile da decifrare, è meglio andare sul gol, una partita difficile, i giocatori chiave ve l'ho detti, possono veramente incidere, ve lo ripeto, occhio Arthur, non mi convince. Siamo arrivati alle partite di lunedì, Frosinone-Empoli, torna il gol che dirà, inizio così, torna il gol che dirà, Frosinone favorito, torna il gol che dirà, anche qua i giocatori dell'Empoli, chi metto, chi non metto, Cambiaghi, l'unico che mi piace in questa partita che può far incidere, può vincere, quindi Cambiaghi lo metto dell'Empoli, evito tutti gli altri, Ciccio Caputo ovviamente se l'avete lo mettete in questa partita, però mi piace Cambiaghi. Del Frosinone, Sulé, che dirà, che tornerà il gol, sicuramente li metto. Frosinone favorito in questa partita, non c'è da fa tanta trama in questa partita, ve l'ho già detto, Frosinone favorito, chi metto, chi non metto, che dirà tornerà il gol, dell'Empoli, Cambiaghi, il resto gli evito. Mi chiedete, tattico, daccio un ammonito, vediamo un po' le formazioni, vi do un ammonito. Bastoni, dovrebbe giocare Bastoni, fammi vedere, perché è squalificato Malè, certo, sempre giallo, uno dei giocatori più fallosi, ve l'ho detto, gioca Bastoni al suo posto, non è un centrocampista, la potrebbe un po' soffrire questa roba del centrocampista, quindi un ammonito potrebbe essere veramente anche Bastoni in questa partita. Giocherà ovviamente Kakashi dalla parte di Sulé, ovviamente Sulé, ragazzi, io ve lo straconsiglio, che ve lo devo dire io. Attenzione anche alla munizione di Kakashi. Sulé, che dirà, tornerà al gol. E tattico c'è in questa partita, Frosinone favorita. Andiamo avanti. Ultima partita, secondo me neanche tanto esaltante, è Torino-Sassuolo. Ormai al fantacalcio qui, ragazzi, i giochi saranno fatti. La partita del lunedì non prevedo grossi stravolgimenti in questa partita. 3-5-2 per il Torino, 4-2-3-1 per il Sassuolo. Io l'ho visto il Sassuolo, non mi entusiasma, però davanti è forte, però dietro concede. Quindi favorito il Torino in questa partita, giocherà, non giocherà Zapata, giocherà Sanabria che può incidere. Ecco, il Sanabria della situazione, questa partita a me mi piace. Mi piace, può incidere, lo schiero, come schiero ovviamente Buongiorno del Torino, che non lascerei mai fuori in una partita del genere. Berardi del Torino lo schiero, Sassuolo, chi mettere, chi non mettere. Se avete un'alternativa a Pinamonti, evitatelo Pinamonti, perché lo marcherà Buongiorno e gli concederà veramente poco, quindi lo eviterei il Pinamonti, il Berardi la situazione lo posso lasciare fuori. Mimmo non lo discuto neanche, lo metto sempre, perché come fa a lasciare fuori Mimmo? Perché non so se avete visto il mio contenuto su YouTube, lo paragoni anche a livello numerici e di prestazione anche Lautaro e Osimhen, quindi il Mimmo Berardi in questa partita sicuramente lo metto, non facciamoci prendere dal Casini, qui ragazzi. Quindi degli altri Sassuolo non mi sento di consigliarvi nessuno, quindi vi direi Sanabria, Buongiorno per il Torino, per il Sassuolo i Berardi sicuramente sì, i Tosvet li evitiamo, i Boloca anche se li ha segnato domenica lo evitiamo, i Ferrari attenzione al giallo, li evitiamo, l'ho visto un po' giù di condizione, non mi è piaciuto tantissimo. Sicuramente il Sassuolo concederà, favorito il Torino. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, ormai lo sapete, per qualsiasi dubbio su Specie lo metto, non lo metto, vorrei un chiarimento su, un approfondimento su, vi rilascio nei commenti.
Ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di analizzare bene perché questo format, questi riferimenti a confronto sono anche frutti di cose, di moduli, sistemi offensivi che conosco e cerco di vedere quali sono i giocatori determinanti, no? Molti mi chiedete, ma non ha fatto gol. Non vuol dire, ragazzi, che possa incidere. Io vi dico che può potenzialmente incidere, come non lo schierare perché potenzialmente può far danni. Poi ovviamente è soggettiva alla partita. L'Oristovic della scorsa domenica era da ammettere assolutamente. Ha creato, ha tirato col Torino, ha tirato, ha parato il portiere. Cioè, ragazzi, quelle cose non si possono prevedere. Milinkovic è stato uno dei migliori. Io vi dico, quelli che realmente possono incidere al 90%, come avete visto dall'analisi, incidono. Poi c'è quel 10% che può saltare. Però ragazzi, se fate un sunto di tutti i miei contenuti, sono veramente pochi quelli che vi ho detto e poi non si sono verificati. Perché anche se sono verificati, sono andata un tanto così dal gol. Quando vi consiglia Scalvini, palo. Dragusin ve lo consiglia, ha fatto un miracolo domenica scorsa al portiere contro Dragusin di testa. Quindi sono veramente pochi i casi se li andiamo a analizzare. Lo sapete, il tattico è qui per voi e il tattico c'è sempre.